Sentimental Trickster è una visual novel, boys love, o yaoi se preferite, a caccia di fondi su Kickstarter, con un obiettivo minimo di $5,000. L'autrice, che sta portando avanti il progetto da sola, mi ha chiesto di fargli un po' di pubblicità, ed io ho accolto la richiesta con piacere. In fondo nel mio canale ne avete viste diverse di visual novel yaoi. Vediamo quindi cosa ha da offrire Sentimental Trickster. 4 possibili partner, 12 finali, un sacco di scelte. Con la possibilità poi di espandere il gioco nel caso vengano raggiunti gli stretch goal. Ricordo che sulla pagina principale di Kickstarter è disponibile una demo per Windows, Mac e Linux. Qui vediamo il nostro protagonista Haru e le nostre possibili prede. E più in basso gli stretch goal. Ce ne sono vari, come vedete. Ma basta parlare ed apriamo la demo. Come avete visto, il gioco è sviluppato in Unity, un motore molto in voga fra gli indipendenti, anche per il suo essere gratuito. Ed ecco il nostro Haru. Allontanatosi per la prima volta da casa e adesso tutto solo nella grande città. Con un senso dell'orientamento... limitato? Classico. Thank you.
Qui invece incontriamo per la prima volta una delle nostre possibili prede.
ed eccone altri due, Lord Guy e il Glasses Guy. A quanto pare Haru ha un bel caratterino. Dall'aspetto non si direbbe.
Ed eccoci alla nostra prima scelta. Come saprete, infatti, nelle visual novel veniamo spesso posti davanti a delle scelte da fare che ci indirizzano verso le varie route. Qui possiamo scegliere se chiedere a Kanae, Soichiro, Shinya o addirittura se ignorarli e andare da soli. Soichiro e Shinya mi lasciano abbastanza indifferente per ora, quindi credo che mi indirizzerò verso Kanae. Non è andata come speravo, ma avremo tempo di rifarci. Non posso far finta di nulla, e qui bisogna intervenire. Ed ecco che scopriamo un altro lato di Haru. Non solo un bel caratterino, sa anche menare le mani. Ah, e dimenticavo di dirvi che abbiamo appena incontrato la nostra quarta preda. Il Cool Guy.
E mentre ci avviciniamo alla conclusione, incontriamo un'ultima volta Kanae. Che abbia qualcosa in mente? Per saperlo dovremo aspettare l'uscita del gioco completo. Se volete dare una mano a Sentimental Trickster, trovate il link alla campagna Kickstarter nella descrizione del video.